cosa successe la sera in cui ammazzarono Giancarlo Siani? Io ero era appena rientrato a casa, mi telefonò il centrale di Stato e mi disse, comandante, hanno sparato a Napoli il Giancarlo Siani, pare sia deceduto. Quindi mi precipitai in ufficio e organizzai subito dei posti di blocco in uscita dall'autostrada e dalla statale, dalla litoranea, in entrata a Torre Annunziata, perché istintivamente da subito avevo focalizzato il problema. L'omicidio era partito da Torre Annunziata, secondo me, insomma. E quindi speravo così di bloccare personaggi di Torre Annunziata che rientravano da Napoli. Infatti pare che fu bloccato Agnello, che aveva una forte somiglianza, questo Agnello, con uno dei due che poi sono stati imputati, hanno avuto la condanna per omicidio. E Agnello, dopo 10 giorni di detenzione, uscì perché la madre si recò in procura a Napoli, dichiarando che il figlio, a quell'ora, il giorno e l'ora dell'omicidio, non poteva trovarsi a Napoli perché aveva ricevuto una contravvenzione a casa della madre. Da un accertamento fatto, l'agente ha detto all'ufficio contravvenzione del comando lì di era parente, credo fratello, non, comunque parente di Gion Tavaletti, di Ronza Edoardo, il segretario di Gion Tavaletti. Ora io dico, perché non lo ha detto subito l'agnello che stava a Castellammare, tanto da avere una contravvenzione, combinazione a quell'ora? E la contravvenzione è uscita solo 10 giorni dopo. Questo è un altro particolare inquietante. Dopo un po' arrivò da lei il pretore Gargiulo, che all'epoca Sì, era. all'epoca era pretore, dirigente della pretura di Torre Annunziata. Venne da me trafelato, con un volto cadaverico, impaurito, dicendo, ha saputo che è successo? È un chiaro, lo ritengo un chiaro avvertimento nei miei confronti. Adesso lei mi deve far accompagnare a casa la macchina di servizio e mi deve dare la scorta, perché io non esco più da casa. Come la interpreta questa Il vicenda? pretore Gargiulo evidentemente sapeva un po' come erano andate le. Io lo interpretai come un avvertimento nei confronti di Gargiulo. Fu una conferma Una conferma di cosa? di quello che pensavo io. Lei cosa Cioè pensava? che pensavo che Gargiulo aveva un po', diciamo, si stava interessando di Doschi Affari. Questa paura di Gargiulo. Perché Gargiulo riteneva che fosse un avvertimento a lui? Di quello che pensavo io, come sensazione, perché evidentemente era in disaccordo con il sindaco, chiaramente, lui ce l'aveva col sindaco, ce l'aveva giù, ce l'aveva con il sindaco. E aveva tentato di far Io uscire ritengo questa. che Gargiulo volesse usare Giancarlo Siani per pubblicare situazioni scomode al sindaco, quindi è ovvio che uccidendo Giancarlo Siani, che rappresentava la stampa, rappresentava l'organo che poteva dare fastidio alla criminalità, è un avvertimento, no? Quindi invece la vicenda del tradimento di Nuvoletta nei confronti di Gionta, secondo lei non era il motivo centrale del. No, nel modo più assoluto, ma anche perché Giancarlo non lo dà per certo questo tradimento. Fa un'ipotesi, cioè potrebbe essere che, insomma, no? E quante volte i giornalisti hanno fatto ipotesi e poi risultate non vere, insomma, no? Erano ipotesi. Eppure investigativamente parlando si sono fatte tante di quelle ipotesi. Allora, bisogna ammazzare tutti quelli che hanno sbagliato ipotesi, insomma.